L'idea del libro, 5 anni fa più o meno, quando ho cominciato a pensarci, è nata perché, siccome in tutti i miei libri precedenti ho sempre parlato di assoluto in qualche modo, attraverso il desiderio sessuale, attraverso il consumismo, eccetera, allora l'idea era di trovare un protagonista che fosse in contatto, anzi che fosse schiacciato da due tipi di assoluto diversi. Un assoluto, diciamo così, dall'alto, e quindi quale miglior protagonista di un prete con la fede, perché che cosa c'è di più assoluto di Dio, diciamo, e l'assoluto invece che viene dall'inconscio e che in qualche misura si manifesta in un'ossessione rispetto alla quale tu non puoi dire di no. E quindi volevo capire come si comportava una persona che fosse appunto presa da questi due tipi di assoluto, in fondo non voluti nell'uno nell'altro, perché anche Dio lui non lo vuole. Il libro mi è nato veramente in testa, il personaggio mi è nato in testa quando una mattina nel dormiveglia questo personaggio si è presentato e mi ha detto: io lo so che non bisognerebbe credere in Dio, ma non riesco a smettere. E lì ho capito quale poteva essere la chiave, cioè qualcuno che è, come dire, quasi hanté, quasi ossessionato da Dio, che è Dio che lo cerca e lui non può fare niente. D'altra parte sa che i desideri sessuali che gli vengono sono peccato, cerca di non averli, ma ce li ha lo stesso, e quindi parla direttamente con Dio e gli dice: ma se io ho questi desideri e non posso fare a meno di averli, perché tu continui a cercarmi? Quindi l'idea era proprio quella di un individuo lacerato da due estremi, perché ho l'impressione che gli eroi della mia letteratura in genere siano persone che non riescono ad accettare una normale quotidianità. Io ho l'impressione che le polemiche in Italia, a parte i primi giorni che sono state un po' strane su Don Milani, sul tabù della pedofilia, eccetera, dopo però quello che veramente non si perdona al libro è proprio il personaggio del bambino, perché ci sono come due convinzioni profonde, e mi sembra sbagliate tutte e due, che però sembrano non discutibili, cioè una, che i bambini non possano avere impulsi sessuali, andando contro Freud e tutto quello che si è saputo, eccetera, però adesso parlando i bambini sono puri, i bambini sono innocenti, anche se pensano al sesso in realtà non sanno quello che dicono, e quindi i bambini non possono prendere l'iniziativa, quindi ha scandalizzato il fatto che questo bambino sia lui a dire al prete ti amo. Tra l'altro la frase veniva da una poesia di Saba, dove c'è un bambino che dice a un vecchio ti amo. L'altra convinzione è che i bambini non si possono suicidare, i bambini non si suicidano. Anche questo controfattuale, perché ho guardato l'Istat, nel 2016 sono suicidati 128 bambini in Italia, quindi si suicidano. E poi ci sono molti esempi letterari che io avevo presente, soprattutto il suicidio terribile del bambino in Giù dall'Oscuro, e ovviamente anche il suicidio della bambina nei Demoni di Dostoevskij, insomma, eccetera. Però credo che questa convinzione, cioè i bambini non si suicidano, nasce dal fatto che in mancanza di ogni altro futuro, i bambini sono il futuro per definizione. E quindi se tu dipingi un bambino così disperato da doversi suicidare, è come se tu togliessi il futuro a tutti. Il problema è che letteralmente della pedofilia non si può parlare se non per condannarla in un modo sbrigativo, dicendo che i pedofili sono degli infami e basta, perché appunto non si accetta che si possa entrare nella testa di un pedofilo, soprattutto di un pedofilo che per tutta la vita cerca di evitare i contatti con i bambini. Mentre io penso che un romanziere possa entrare nella testa di chiunque, non vedo perché ci siano dei personaggi nei quali non si può entrare e vedere le cose dal loro punto di vista.
io credo che appunto sia apparso scioccante il fatto che uno parlasse di pedofilia senza stare dalla parte della vittima e in qualche misura mettendosi nella testa del carnefice. Perché io in realtà non l'ho pensato come un carnefice, l'ho pensato anche lui come una vittima di quelle pulsioni estreme di cui parlavo prima. E però appunto è una cosa di cui vedo che non si può proprio parlare, cioè, oddio, ci sono anche altre cose delle quali credo non si può parlare in Italia, per esempio non mi ricordo romanzi dove qualcuno cerchi davvero di entrare nella testa di uno della criminalità organizzata, seriamente, cioè senza condannare a priori, diciamo così. Quindi è come se ci fossero alcuni, nemmeno personaggi, ma diciamo alcune figure, alcune icone italiane che devono essere condannate senza nessuna, come dire, senza nessuna possibilità di assumere loro la parola, senza la possibilità di fargli prendere la parola, ecco. Anche altre, penso, non so se uno riuscisse a fare un romanzo in Italia dove il protagonista è per esempio, non so, un musulmano che fa gli attentati. Anche lì penso che sia quasi obbligatoria la condanna a priori, insomma, no? Quindi ci sono, come dire, delle figure che non si accetta che possano avere la parola in un romanzo. Che mi ha colpito delle reazioni italiane al libro è stato che tutta l'attenzione è stata messa sull'aspetto della pedofilia, mentre tutte le cose che questo prete dice, che sono altrettanto e forse più radicali, soprattutto nelle omelie, nelle prediche che fa, non hanno suscitato nessunissimo commento. Ora, lui dice delle cose veramente al limite dell'eresia. A un certo punto dice: non sono sicuro che se Gesù Cristo scendesse ora sulla terra sarebbe nel campo cristiano, che è una cosa abbastanza forte, e invece non c'è stato nessun commento a questo. Nel libro si comincia all'inizio con l'artificio della cosa di Ignazio di Loyola, insomma, no? Degli esercizi spirituali di Ignazio di Loyola, si comincia parlando di Abramo. Perché mi aveva colpito molto nel periodo di preparazione del libro una lettura che ho fatto dell'Etica di Bonhoeffer, in cui Bonhoeffer dice il fine del cristiano non è di fare il bene, il che lì per lì sono rimasto un po' colpito, come non è di fare il bene, e poi aggiunge è di fare la volontà di Dio, e non è detto che le due cose coincidano, che effettivamente apre una grossa, come dire, domanda. E in effetti Abramo, è chiaro che uccidere il tuo figliolo sgozzandolo non è un bene, però lui è disposto a farlo perché è la volontà di Dio, ed è appunto il concetto di sottomissione a cui ci si riferisce, a cui si riferiscono effettivamente i musulmani. Per cui, come dire, anche nel fondo della religione cristiana c'è questo concetto. E l'altra cosa per cui effettivamente lui si fa delle domande, il mio prete si fa delle domande, al punto che io come autore a un certo punto sono costretto a distanziarmene, in una nota dico però fin lì non ti posso seguire, insomma, no? E a un certo punto dice, là i musulmani sanno quali sono gli ideali per i quali vale la pena di dare la vita. Noi siamo sicuri qui in Occidente adesso di sapere per quali cose vale la pena di dare la vita, o non pensiamo invece che la vita è un valore assoluto e niente vale più della vita? Perché effettivamente anche quella è una domanda, cioè una volta si pensava che ci fossero delle cose per le quali valeva la pena di dare la vita. Io mi ricordo il vecchio Franco Fortini, quando io ero ragazzo, eravamo amici, aveva le lacrime agli occhi ricordando che un contadino russo, subito dopo la rivoluzione, nel 1918-19, si fece scrivere da uno scrivano, perché lui era analfabeta, una lettera direttamente a Lenin, in cui gli diceva: compagno Lenin, tu devi dirci per che cosa bisogna vivere e per che cosa morire. Quindi effettivamente quell'ideale era considerato un ideale per il quale valeva la pena di dare la vita. E io adesso mi chiedo quali siano gli ideali in Italia, per esempio, per cui un giovane deciderebbe di dare la vita, o una madre deciderebbe di dare due figli alla causa senza piangerli troppo perché pensa che sia giusto così. Le ultime mamme che facevano questo, che mi ricordi, erano quelle del Risorgimento.
romanzo breve che sto scrivendo ora, dove di nuovo diciamo non c'è nessuno che si chiama Walter City e c'è un personaggio che in qualche misura diciamo è una specie di alter ego, mi sto accorgendo di una cosa, che se voglio provare ad andare in fondo alle cose che io ho nascoste nell'inconscio, non lo posso fare con l'io, per la semplice ragione che se sono inconscio l'io non le sa. E quindi se io scrivessi come Walter City, alcune cose non riuscirei ad andarle a prendere, per esempio proprio la pedofilia, cioè io non ho nessuna consciamente, non ho nessunissima pulsione pedofila, i corpi che io desidero hanno tutti più di 25 anni, però se da scuola di nudo fino ad adesso ci sono tornato sopra 4-5 volte, una qualche ragione ci sarà, cioè è strano come dire che io giri continuamente intorno a questa cosa, no? Evidentemente c'è qualche cosa di inconscio, così come non so, il sadomasochismo di cui parlavo in Autopsia dell'ossessione e di cui riprendo a parlare in questo ultimo romanzo che sto scrivendo adesso, non è una cosa che mi appartiene, quindi io non lo posso fare dicendo io. E allora, come dire, approfondendo l'autofiction, se voglio andare dalla coscienza in giù, devo assolutamente usare dei personaggi che siano diversi dall'io.